Sindaco Barbieri, allora le chiedo innanzitutto nel suo comune, il comune di Mondolfo, qual è la situazione prima di andare a parlare della casa di riposo Caradorini, dove lei ha già chiesto l'intervento di Medici Senza Frontiere. Sì, allora nel nostro territorio comunale al momento sono 48 i positivi residenti che sono risultati positivi al test per il Covid-19. Ieri ne avevamo 47, dall'ultima nota della prefettura, dall'ultima comunicazione sono saliti a 48, di cui 16 positivi nella casa di riposo attualmente di Mondolfo. Stiamo gestendo l'emergenza grazie all'aiuto di tanti volontari, quelli della Protezione Civile Fadibruno di Marotta Mondolfo, della Croce Rossa, del Comitato Locale di Marotta Mondolfo. Quindi abbiamo messo in campo tante azioni, sia per quanto riguarda l'assistenza ai beni, per i beni di prima necessità e per i medicinali, per chi ha bisogno, e questo lo facciamo con i volontari della Protezione Civile, ma abbiamo messo in campo anche un numero di telefono, un contatto telefonico con i volontari della Croce Rossa di Marotta, ed è un supporto psicologico telefonico gratuito per tutti i cittadini di Mondolfo e Marotta. Quindi tante davvero attività, anche ad esempio nella ludoteca comunale continua l'attività via web con le dirette Facebook alle ore 10:30 e alle ore 17, dove le famiglie con i bambini si possono collegare ed è un modo per stare vicino anche ai più piccoli e farli passare momenti di divertimento e di svago in un periodo che è difficile un po' per tutti. Ecco, senta Sindaco, allora entriamo nello specifico. Parliamo adesso invece di questo centro residenziale per anziani nella Caradorini, che è appunto nel suo comune di Mondolfo, dove ci sono stati diversi casi registrati di positività. Allora, com'è la situazione in questo momento lì dentro? E poi, ecco, lei ha inviato una lettera al Presidente della Regione Marche per avere l'intervento di Medici Senza Frontiere. Sì, allora attualmente, come sapete, come è stato scritto dai giornali, la casa di riposo di Mondolfo è una struttura in concessione alla cooperativa Cosmarche, quindi siamo in costante contatto con loro e con le autorità sanitarie. Negli ultimi 3 giorni, 20 ospiti hanno accusato sintomi, gli è stato fatto il tampone. Di questi 20, 16 ospiti purtroppo sono risultati positivi al test. Ora la situazione è stazionaria all'interno della casa di riposo. Noi come comune di Mondolfo ci siamo subito attivati per richiedere intanto ad ASUR e a Regione Marche di effettuare i tamponi anche a tutti gli altri ospiti della struttura. Purtroppo ci è stato risposto che da direttiva regionale i tamponi vengono fatti solo a chi presenta sintomi. Noi invece lo ritenevamo più opportuno fare i tamponi sia al personale OS, ma anche agli ospiti che non presentano al momento sintomi. E dall'altro lato, questa mattina io ho fatto partire una lettera scritta ad ASUR e a Regione Marche, proprio per inserire anche Mondolfo nell'intervento che i Medici Senza Frontiere faranno nelle strutture per anziani dell'area Vasta 2, perché in questo momento Regione Marche e ASUR hanno firmato una convenzione assieme ai Medici Senza Frontiere e interverranno con i loro medici, gli infermieri e gli esperti di igiene, interverranno proprio nelle strutture per anziani della provincia di Ancona. Visto la particolarità e anche la situazione difficile, la criticità che abbiamo a Mondolfo, abbiamo richiesto di estenderli anche alla casa di riposo di Mondolfo e speriamo di avere risposte positive. Ecco, l'ultima domanda, sono ricoverati, sono ancora lì nella struttura o qualcuno è stato ricoverato in ospedale? No, alcuni sono stati ricoverati, purtroppo ASUR ospedalizza i positivi soltanto quando hanno dei sintomi molto gravi e quindi abbiamo 13 ospiti positivi ancora all'interno della struttura attualmente. Poi la situazione è in evoluzione. Oggi Sì, perché abbiamo, scusami, ti aggiungo anche che oggi assieme all'ambito sociale 6 di Fano
siamo riusciti a consegnare sia alla casa di riposo di Mondolfo che alla casa di riposo di Marotta 900 mascherine e 400 guanti, quindi cerchiamo quando arrivano le forniture di consegnarle subito questi dispositivi di protezione individuali che sono importanti appunto nell'attività giornaliera. Mentre immagino che anche nel comune di Mondolfo sia praticamente impossibile trovare mascherine nelle farmacie, insomma. Al momento si fa difficoltà, fanno difficoltà un po' tutti, fanno difficoltà anche i supermercati, abbiamo tante richieste che ci arrivano anche a noi come comune di Mondolfo, noi stiamo cercando di fare il possibile con più canali, adesso abbiamo aperto tutti i comuni, hanno aperto un canale diretto con l'ANCI che sembra possa funzionare per far arrivare insomma delle mascherine FP2 nei comuni e quindi poi cercare di distribuirle a chi ha più bisogno. Noi intanto le abbiamo comunque prese una fornitura e servivano per gli agenti di polizia locale, servivano anche per altri dipendenti che erano a contatto con il pubblico, adesso molti fanno lavoro agile. Quindi insomma la ricerca delle mascherine è un problema che hanno un po' tutti in questo momento, cerchiamo di darci una mano tutti insieme, Protezione Civile, Croce Rossa, le farmacie, il comune stesso.